È tempo di... Ti stai scaccolando? No, le sopracciglia. Ti sta scaccolando le sopracciglia. Anch'io. Ragazzi, avete proprio bisogno di una vacanza. Lasciatevelo dire. Ma facciamocelo dire anche da noi. Cioè, ma cosa siamo ci dicono? Siamo che siamo avete stati in vacanza. Avete bisogno di una vacanza. Okay. Sentiamo, sentiamo. Sì! Sì! Dai! Cosa? Sì, cazzo, no, avevo bisogno. Enrico, qualcuno è morto. Beh. Ah, oh, qualcuno è morto. Oddio, manco un braccio. Riverenza a tutta la Valle Spaziale, intanto. Però promettiamoci una cosa, che anche se qualcuno è morto, facciamo comunque salotto. Anche magari se sarà triste. Il canale, sarà ma facciamo no, va bene, sì. Il salotto. Siamo vivi, invece. Siamo tutti, ragazzi. Bravi tutti. Siamo vivi. Io pensavo che tu morissi di brutto. Per me tu sei un clone. Secondo me tu no, è praticamente stato sostituito. Dagli uno schiaffo. Ma un clone reagisce comunque. Dagli schiaffi, uno schiaffo. Non l'ologramma. Che cazzo. Che sta facendo? Vedi che è finto. No, un lizardiano. Dagli uno schiaffo. Dagli uno schiaffo. Ti dà uno schiaffo, aspetta. Finto. Ma perché un clone si dovrebbe dare uno schiaffo? No, perché un clone si lecca. È solo un sosia, dai. È solo Paul McCartney. È solo no, ma cosa serve? Cosa gli mostri? Per dagli una sberla. Allora, vabbè, ma è quello di Space Valley, purifica. Come me li dava mio nonno. Porca oh, non si promuove la violenza nei nostri video, eh? Siamo tutti veri. Come avete intuito, quest'oggi non siamo da soli, ma siamo accompagnati dalla nostra versione futura. Ti rendi conto, Nicolas, che potresti non essere più sul cielo? Però ah, tanto. È vero, figlio. Merda. Come te la immagini? Una poltrona. Io una sella, Barodero. Rega, un toro meccanico. È un po' grande, ma figo. Dimmi che sei comodo. No, sinceramente. Io sto sempre così a casa. Ti curo più comodo di prima. In questo video possiamo risultare estremamente visionari e lucidi, nel senso che portiamo a termine quello che vogliamo, oppure estremamente perculabili. Sì. Sognatori. Allora, illusi. Tonno, no, illuso, no, no, no. Allora, ero completamente illuso. Non si è avverato, non si è avverato nulla di quello che avevamo detto, ma sono soddisfatto e contento. Io sono soddisfatto. Anch'io abbastanza. Cioè, non ho capito un cazzo in quest'estate, okay. Però... Io un botto soddisfatto. Nick non voleva tornare. Io ho fatto tutto quello che avevo detto che facevo. Dove? Spoilerà tutto il video, Nick. Frank? Eh no, non spoiler. Nick, cosa ti aspetti dalle tue vacanze? Mi aspetto tante belle vacanze. Ah, pensavo tante belle donne. Anch'io, ti merda, dico. Per un attimo ho detto, boh. No, sto programmando e spero di riuscire a fare tante cose. Ma cosa speri? Cioè, qual è l'obiettivo della intanto vacanza? Intanto è il primo anno dopo un sacco di anni che abbiamo tante vacanze. Sì, sì, un po'. Cioè, sono davvero tante. Bello. Quanto è che facevamo? L'anno scorso abbiamo fatto 7 giorni. No, l'anno scorso siete stati a casa 3 mesi. Ah, vabbè, la vabbè, pandemia. Okay, sì, è vero. Ok, va bene. Però quell'anno è stata vacanza. 2 settimane prendevamo di solito. Secondo me torniamo e diremo tutti, ma sono durate pochissimo. Sono giuste. Io no, ho una cosa che mi ricordo. Appena siamo tornati l'altro giorno, tu proprio la prima cosa che mi hai detto: devono essere sempre lunghe così. Per me sono perfette questa lunghezza. Sì, cioè, secondo me è una settimana lunghe. Di troppo. No, no. Io l'ultima settimana, probabilmente perché non ho fatto nulla, sono rimasta a Bologna. Però ho detto: io come sei tornato a casa, hai iniziato a rompere i c***i a tutti. Io hai cominciato 3 giorni prima a lavorare. No, una settimana. Ero a casa, non far niente. Io gli ho risposto in un giorno, tipo 8 volte, ne parliamo lunedì. Perfetto. Bellissimo. E da rifare. E ci ha fatto strabene, secondo me, a tutti. Sì. Ma cosa stai facendo? Sì. Ma lasciami stare. All'altezza del ceppo, ma non sul ceppo. Che non ci arrivi. Ci arrivo, ci arrivo. È l'unica cosa, forse sei tornato un pochettino più violento. Per diciamolo, quest'anno è l'anno dell'assassino. Finalmente, Nicola succederà una persona. No, quest'anno quasi tutti noi abbiamo 27 anni. Ma sì. Nick no, di sicuro. E quindi vabbè, Nick uno di noi morirà. No, sì, adesso tu le scarpe, se te le togli, le togli. No! 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 Le avevo detto che Nick era violento. Sono 20 euro. Ma dacci del succo, Nick. Ma io hai già prenotato anche roba. Ma in realtà prenotato non ho prenotato niente. Vorrei andare. Allora. Un attimo. Beh, allora, tu parlavi di montagne e laghi. Esatto, con i miei amici volevamo fare un giro del nord Italia perché abbiamo già fatto il centro. Ti aspetti un viaggio molto selvaggio. Col tuo camperino e via che si va. Con le macchine, però sì, più okay. O meno. Abbiamo un appoggio di una casa in Friuli. O è una vacanza wild. No, passa così. Figo, tipo 7 giorni. Credo che vado in montagna con i miei genitori. A scalare. E poi vorrei fare una sorpresa a mia sorella e regalarle. Vede dopo. Ma tanto vede dopo. Così vediamo se l'ha fatta. Ti darà una testimonianza. Per il compleanno, perché fai 18 anni, un viaggio insieme in una città europea. Magari però lo vuol fare col suo ragazzo. Ma magari che cazzo. Sai, se voglio sai andare via con te. Anche altre cose. Europea tipo Amsterdam. Tipo un Barcellona. Prometti ora
che la tua versione del futuro sarà onesta nel dire se tua sorella è stata felice o no di venire via con te. In realtà ci sono già stati dei discorsi, non sa che glielo sto cercando di regalare per il compleanno. Chiamiamo la sorella di Nick. Quindi che avevi un programma intensissimo. Tra l'altro io nel salotto avevo detto metà delle cose che avrei fatto in realtà, che sapevo che avrei fatto, ma che erano un po' in forza. Ne hai fatte il doppio. Certo. Veramente. Tutta l'estate, e parliamo quindi di un mese e mezzo, sì. Tu quanti giorni sei stata a Bologna? 8 giorni. Oh, uomo, come hai fatto? Noi abbiamo fatto l'ultima live. Sì. Io non sono tornato a casa. Partito. Ma sono andato via direttamente. Ah, tu hai dormito lì in studio. Mi è divertito un botto a vedere quando sei tornato che c'era anche tua mamma in studio. Anch'io l'ho guardato. Anch'io l'ho guardato. Chi va che è uscita dall'ascensore? No! Era contentissimo. Però era mezzanotte e tre quarti. Non aveva mai visto lo studio. No, infatti. Non c'è qualcosa che non hai fatto? No, ho fatto tutto. Ho fatto anche di più. Vai, spiegaci. Io quella notte ho dormito in studio, poi dopo sono partito, preso un aereo, sono andato a Catania, da Catania sono arrivato a Siracusa, da Siracusa a Ortigia e lì è iniziata la mia vacanza. Che cos'è Ortigia? È un'isola subito dopo fuori Siracusa, ma è praticamente attaccata a Siracusa. No. Poi lì ho fatto l'Ortigia Sound System, questo festival di musica. Cioè, okay, fatto suonare? No, a vedere un po' di... Sei venuto qui a sponsorizzare Ortigia Sound System. Ecco perché! No, adesso ti fa incazzare. Hai un botto di roba da vestire di spesso. Ma io non l'ho pensato. Abbiamo fatto dei gadget e tu sei venuto il primo giorno con la maglietta di Ortigia Sound System. Ma perché mi piace la maglietta? Ma stai vestendo da 5 giorni. Da quanto ce l'hai quella maglietta lì? Settimana. Andiamo avanti, ragazzi. Ci stiamo fermando troppo. Bello. Poi dopo da lì ci siamo spostati invece in macchina. E quella è stata una cosa un pochino più improvvisata. Ero con 3 miei amici. Saluto Puddy, Daniele, Sara. E abbiamo fatto un giro passando la Sicilia del Sud, Tonoto, Marzamemi e Modica. Sono un salotto lungo. Poi abbiamo fatto, aspetta. Ragazzi a casa tirate fuori la cartina e fate con il pennarello il percorso che ha fatto. Ho fatto Ragusa. Non è in Albania Ragusa, no. Vabbè, botto di giri lì. Poi sono tornato. Ho 2 giorni, sono ripartito per il Friuli. Che l'avevo detto. Esatto. Abbiamo fatto il viaggio in macchina in Friuli. Siamo andati sul Monte Cogliance. Cioè avete scalato proprio? No, era una salita trekking. Alle 3 di notte. Siamo partiti alle 3 di notte. Siamo arrivati tipo alle 7. Sono tornato 2 giorni perché in mezzo c'era il compleanno di mia sorella. Mi aveva fatto il compleanno e siamo andati in Toscana. Ah, sei andato in anche giornata in Toscana? Giornata alle bolle di Malbacco. Perché è stata le polle di Malbacco? No, non è vero, non è vero. Ho sbagliato posto. Ah, Bagni di Lucca. Ma anch'io ero a Bagni di Lucca. Eravate insieme. Sei andato a Bagni di Lucca? Sì, in realtà io ero. Sì, anch'io non proprio a Bagni di Lucca. Dove c'è quella zona bellissima con il fiume, tutta la. Al fiume? Sono andato al Canyon Park. Anch'io. Quando sei al Canyon Park? Io ero lì 14. No, io pensavo un pelo prima. No. Cioè, magari se vi foste incontrati oppure stesso posto, stesso giorno. E però non essendosi proprio al Canyon Park dei Bagni di Lucca. Io l'anno scorso ho rischiato l'ipotermia. Ma è la seconda volta che ci vai? Sì. Cosa fai al Canyon dei Bagni di Lucca? Fai il bagno nel fiume, freddissima l'acqua. Dopo cosa è successo? Cioè, poi siamo tornati e sono andati in montagna con i miei. Dopo un giorno. Ok. Sono un attimo ribeccato. Un giorno e siamo partiti io e mia sorella per Amsterdam. Oh, ok, ok. La città che hai scelto alla fine, sì, tra le città europee, è Amsterdam. Ah, intanto c'erano i biglietti che costavano ancora abbastanza poco e l'ho preso un po' all'ultimo perché avevo paura di restrizioni, cose. Quindi e per le cannette, diciamo. Cioè, dillo qua davanti. Non siete entrati in un coffee shop che sia no, uno. Anche perché non vendono più i turisti. Però siete andati a prostitute. Sei riuscito a fargli una sorpresa, cioè la sorpresa delle non svelargli il viaggio fino alla fine. Non glielo avevo mai confermato. Però ho dovuto un attimo anticipare. Guarda che forse andiamo a fare qualcosa. Ma la dovevi bendare. Arrivavi in aeroporto. Sì, arrivavi da 13 ore. Esatto. Chiamiamola. Chiamiamo mia sorella. Per sapere se le è piaciuto. Anche altro. Cosa le devo chiedere? Quello che vuoi, Nick. Pronto? Ti volevo chiedere una cosa. Com'è nata ad Amsterdam? Bene. Sei divertita? Sì. Sei stata contenta? Molto. Chiara, io ho una domanda per te. Ciao, sono Nelson. Ma ok, avresti preferito andare con Nicolas o con il tuo ragazzo? Con Nicolas. C'è stata un po' di pausa. Sì, mi è sembrato. Non è vero. Ho capito cosa doveva rispondere. Ma sinceramente non ho, cioè non avendo mai visitato nessuna città. Ah, quindi solo per la città, non per Nicolas. Che vuol dire? Ma certo che voglio fare. Cioè, io pianifico viaggi con mio fratello da prima dei 18 anni. Esatto. Bravissimo, che bello. E la prossima? Io pianifico con Nicolas Interrail. Interrail, figo. Grande. Quindi ora se non lo fate. Esatto. Va bene, grazie. Chiara, sei andata a prostitute. Siete andati a prostitute ad Amsterdam? Io cercavo dei maschietti, ma dato che non ci sono. Non ci sono, c'è un intero quartiere. Va bene, grazie Chiara, ciao. Ciao Chiara. C'è un intero quartiere, quello con le luci blu. Quando andavo io c'era blu per i maschi. E che penso che non esiste la sala? Cioè, ho visto le vetrine di quei colori, però non ci sono le persone. Beh, bravo Nick. È proprio un fratello modello. Bravo Nick. Lei sembrava un po' robotica in certe risposte. Però preparata, vero? Ah, preparata, come sì. Prima degli interrogatori. Forse era un clone. Quanto gli avevi promesso per questa intervista? 55 euro. Poi?
Poi sono tornato. Ma finisce più, dai. Una cosa divertentissima di prima. Cosa? Sono andato ad Amsterdam in after. Perché è divertentissimo? Perché sono andato in after ad Amsterdam. Perché inizia con la stessa lettera. È una citazione del pagano. A Venezia. Sul serio, sono andato a scalare la sera prima. Poi era troppo tardi, non ho fatto in tempo a dormire perché il volo partiva alle 4 di mattina. E dormiti in aereo. E un'altra cosa divertente, ero convinto che il volo durasse 3 ore. Mi sono svegliato, poi dopo sono passate 3 ore, eravamo atterrati. Sì. E io ho detto, ma scusa, ma c'è il fuso orario. C'era tua sorella di fianco. L'avevo convinta che durasse 3 ore il volo. C'è scritto cosa sul biglietto. Vabbè, sei tornato da Amsterdam. Sono andato da Amsterdam, passato un giorno e sono andato a Ginostra. La nuova terra di Nick. La nuova terra di Nick. Spiega, vai Nick. È una puzza di cenere, Nick. Il problema di Ginostra è che è sotto Stromboli. È un vulcano attivo, diciamolo. Un vulcano attivo delle isole Eolie. Praticamente è la parte dietro Stromboli. Piccolissimo paesino. Ok. Bello. Di 30 anime. E ho conosciuto un botto di gente. Saluto Davide, saluto Giovanna, gli altri. No, no, ma gli altri. Nome e cognome. Alessandra, Ale. Dante, e Daniel, Dante, Asher. Sì, te lo giuro. Che si scrive Usher? No. Come cantante? No. Asher come cenere. Ho trovato un botto di gente che mi salutano e mi fanno: ah, ciao Nicolas, ma cosa ci fai qua? Io sono qua in vacanza. E da lì tutte le gran balotte, le gran cose. Beh, in effetti è strano vederti magari in una cittadina così piccola di 30 abitanti. Un VIP come te. Che arriva a Nickel. Ma di perché, cioè proprio brevissimo, di perché ti sei innamorato di questa terra? Perché è bellissimo. Nessun posto come quel posto lì. Super selvaggio, è super libero. Però mi dicevi che non si può fare la cacca. No, non puoi mettere la carta igienica nel water. L'acqua arriva dalle navi. Arriva una nave che riempie le cisterne. Ma che di cosa si nutrono? L'hai fottuto. Sei triggerato. Non di carne di pesce. Cenere. Manzo come? Alghe, quelle robe lì. Ma andrei avanti. Frank proponeva un ritiro a Ginostra. E prenderei un nuovo studio a Ginostra. Sotto il vulcano. Male perché non c'è abbastanza elettricità. Non puoi solamente portare un phon troppo potente. Cosa no. Non ho capito, ma in tutta una mia amica di Ginostra anni fa ha portato un phon amica di Ginostra, cioè già un phon più potente, ha fatto saltare metà paese, oltre la corrente a metà paese. Non credo potremmo aprire uno studio lì dopo Ginostra. Ma basta, sono tornato a Napoli, preso un aliscafo per Capri, c'era un mio amico a Capri, poi sono tornato a casa. Ha infilato una notte a Capri in aliscafo. Poi lui ti dà la pro dell'organizzazione devastante. Secondo me non si organizza più di tanto, lui va. Possiamo anche chiudere il salotto. Speriamo abbiate fatto delle belle vacanze. Beh, tiriamo fuori, magari facciamo lo speciale Ginostra su Around the Valley di 40 minuti. Tipo dal punto di vista delle foto, hai degli obiettivi? È vero, delle foto. Cioè, è tutto un po' un insieme di cose. La tua fotografia lo lasciamo da parte. No, fa le foto mentre va. Cioè, tu la vedrai in giro con la macchina fotografica appesa al collo. Sì. No, sì, quanti rullini? Ne ho fatti 4 Ginostra, no, 7-8 magari. Ne ho finito uno. Sì, cioè di foto di cui sono molto soddisfatto ce n'è forse una. Che? Te la faccio vedere? No, magari è bellina, magari migliora. Potrebbe piacerti questa. Migliora sempre di più ogni anno. Cioè questa... sì. Nick, ma c'è una donna di schiena e basta, non si capisce un c***o. Però io gli hai tagliato la testa. No, ma è tutta sbagliata sotto che ogni... Che c***o me ne frega se la testa? Non la vedrete mai a casa. Non capite un c***o. Ti fa cagare. Ma passiamo a Frankie. Io non ho programmi, zero aspettative. Perfetto. Così sarò sicuramente felice. Io ti ho sentito dire ieri che stai un mese in casa. L'idea è quella, che sarai felicissimo di videogiocare. Però so che non succederà. Come non succederà? Esatto. Ma perché magari capita sempre. Lui sarà nel futuro deluso di dirci: sono dovuto andare lì. Secondo me è una di quelle robe che ti casano per 2 settimane e poi che due coglioni. Dipende se trovi i giochi giù. Magari vado a correre. Mi piacerebbe un sacco andare a correre. Ah, non riesco a trovare una palestra aperta ad agosto. Quindi in teoria dovresti tornare con dei polpacci grandi come no, non mi si sviluppa. Palazzo. Una cosa genetica. Ma questo è il classico buon proposito che la versione futura può dire no. Se mi vedete enorme, ho avuto un armadio. I capelli li vorrei tenere. Beh, io ho paura che noi torniamo e Frank non ha più i capelli lunghi. È possibile, se fa particolarmente caldo. Ogni tanto ho dei pensieri. Io la butto lì, secondo me Frank torna con una ciocca completamente bianca. Stato di adesso, stare in casa un mese e mezzo. Essere, altre cose particolari. Aspettative. Secondo me avrò un sacco da raccontare dopo. Beh, Frank sei enorme. Io Frank devo fare la domanda opposta a Nicolas. Sì. Quanti giorni sei dovuto andare via? Sì, è stato un obbligo. Comunque io ho avuto uno spoiler. Stai zitto, Frank. Non tocca più. E ha fatto in realtà un botto di cose. Quanti metà giorni sei stato via? Penso 10 o 12. Fallitissimo allora. Cioè, ma hai fatto tutto in 2 settimane. Okay. Proprio. Ma dove sei stato? Bagni di Lucca. Ok, va bene, ok, felici ci siamo arrivati. Okay, Andatevi ipotermia come Nick. No, perché io non ho fatto il bagno. Ho fatto solo le zipline. C'hai un video. No, però alla prima ho centrato in pieno la guida. La guida era una ragazzina alta così e l'ho centrato in pieno. È caduta? No, perché lei non so come faccia, delle gambe enormi, ma ha bloccato così. Abbiamo una foto di te in zipline. No, io in realtà ho visto la zipline, deve far crepare Frank.
tutti erano. Sì. Ma c'era il tipo, cioè tutte le volte che partivi c'era un tizio. Ehi, sorridi! Qui c'è una foto da questo. Non le ho prese, bisogna pagare. Ah, okay. Vabbè. Un appello alle zipline di Bagni di Lucca. Se fate le foto, mandatecele. Perfetto. Ma comunque è carino. Poi da che ero lì sono andato a Lucca. È bellissima Lucca, stupenda. Non mi piace perché è belle le mura, ma avere costantemente le macchine, i camion in mezzo, perché non hai marciapiedi. Cioè, cammini in mezzo alla strada è insopportabile. Per me andrebbe chiuso al traffico, cavalli, muli. Come medievale. Sì, sarebbe perfetta per Lucca, secondo me, un consiglio al comune. E da lì sono andato al Lago della Ninfa, tutto sono il Cimone. Stato io. Tutto il Cimone. Ah, sei stato anche il Cimone? Sì, fin sopra. Poi sono tornato giù, è stato un po' al lago bello, poi sono tornato a casa. A un certo punto sono andato in Toscana a Montalcino. C'è il carcere? Fanno il vino. Carcere. Brunello di Montalcino. Brunello di Montalcino. Forse ti ricordi Rita Levi di Montalcino. Associata al carcere. No, non so perché. E poi sono stato a Torino, bellissima, innamorato, incredibile. Quindi uno stress incredibile queste vacanze. Però non ha i capelli bianchi. Ma normale, normale. Ce ne sono, ma normale. Prima. Correre, corso un botto. Allora, c'è stato il... Che dici, l'hai fatto? Io non ti vedo più in forma. Sto ingrassando, però non ho la bilancia, zero problemi. Però c'è stato il primo giorno di vacanza, che mi ero dato un po' una scaletta di cose da fare. Quindi ho fatto la mia live, poi ho iniziato a leggere, poi ho altre 2 ore rigiocato, indietro alle cose della casa. Sì, sì, avevo tipo 2 ore alla volta. Tu avevi proprio una tabella che seguivi per fare queste cose. È durato quel giorno lì. Solo quel giorno lì. O poi è andato avanti per inerzia, videogiochi e non ho più letto niente. Però soddisfatto, dai. Cioè ci sta, però un po' ci pensi, dici, ma potevo anche fare altro. Molto rilassante, no, mi sono goduto casa mia, a me piace stare a casa. Ah, sono stato alla Pietra di Bismanto. Anch'io. Anche tu, Nico. Dove si scala? Sì. Nelson, prego. Intanto vorrei lanciare il Totò scommesse abbronzatura. Hai Totò scommesse, no? Tu se ti bruci. No, di tutti. Nicolas Nero, come la pece. Io non abbronzo mai. Tanti abbronzi mai. Di brutti. Tu sarai pallidissimo, sì. Frank anche. Un po' più di lui. Io sarò uguale, ragazzi, sarò identico. Pesi nero. Una abbronzatura un t-shirt bianco. Esatto, sotto. Tu abbronzatura da muratore, tu bruciato, proprio scottato qua. Cerco di tornare. Grazie, la crema serve, cioè non è che l'hanno inventata. Da quando mi sono gonfiato la uso sempre. Qual era la tua teoria? Che io la usavo. La usavo. Sì, ma perché dicevi inutile. No, che mi dava fastidio. Protezione 50, no, di più. Spray. Come, non esiste di più? Devi fare 50 bimbi. Non sono finito in ospedale. Non sei finito in ospedale, ma perché ti sei dato la crema. Avanti sempre il cappellino. Allora, fa vedere. Ah, se sono muratore, no? Sei muratore. No, no, tu eri un po' muratore prima di tornare. Però poi dopo sono... Ma è nel coppino, te diventi muratore. Sì, è vero. Giove. È passato troppo. Sì. Tu sei nero, pece. Ma dove? Tu sei nero, pece. Ma sono più abbronzato del solito. A vedere. Okay, davvero. Sei più abbronzato del colore della poltrona. Sì, wow. Sì, guarda. Dov'è Nick? Dove sono? Comunque non lo so, noi dobbiamo ancora organizzare di base. Però siamo andati insieme. È vero, le nostre volte vi lamentate. Cesare saranno collegati. Sentiamo le aspettative anche di come andrà questo gruppo. Io mi vacanza. Aspetto che tu non lavi i piatti. Sicuramente. Guidi la macchina. Non guidi la macchina in viaggio. No. Al di là delle aspettative nei confronti degli altri, allora, in teoria noi dovremmo provare a organizzare per andare con il nostro amico Federico in Grecia oppure in Sicilia? No, Sicilia no, te lo sei inventato. Ma tu hai detto che andavamo a Marettimo. Ci vado per i cavoli miei. Ok, allora andiamo in Grecia. Ma come non andiamo in Sicilia insieme? Allora, se questi due mammelucchi non mi danno una mano a organizzare, non si farà un c***o. L'altra volta l'ho organizzato da solo, eh. Prenotato io. Ma è vero, è vero, è vero. Esistono ancora l'agenzia di viaggio. Certo. Andare a Rimini 2 giorni ti chiedono 150.000 euro. Io mi aspetto, allora, sicuramente vorrei a un certo. Non tutta l'estate perché sono impazzito. No, a un certo punto vorrei proprio non fare un c***o. Però per tipo il resto. Ameba. No, tipo, capito che vai a dove mangiare a pranzo. Ma non a Bologna. Ah, ok. No, via da qualche parte vorrei non fare un c***o. Poi vorrei mettermi un po' in forma. Pensi le palestre tornare... sono chiuse. Perché sono chiuse? E tu pensi di tornare dimagrito? Un po', sì. Lui gigante, tu dimagrito. Basta, in realtà, a livello di look. Felice, stressato. Più rilassato. Più rilassato. Carico per ripartire. A me stare fermo fa un po' impazzire. Quindi non credo mi vivrò bene un mese di vacanza. Non siamo andati in Grecia. Non so, sinceramente, ve lo chiedo. Allora. Che c***o sia successo? Noi dovevamo andare a fare un c***o in Grecia, a farci pulire il qualcuno e siamo invece finiti a camminare per 8 giorni che dovevano essere 9 consecutivi in montagna. Allora noi cosa come cazzo è successo? Perché 8 e non 9? Perché siamo andati in spa l'ultimo giorno perché eravamo stanchi. No! Però piccola parentesi, siamo ancora tutti amici, anzi siamo più uniti di prima. Ma infatti è stato assurdo, è stato ma perché abbiamo scelto un pacchetto vacanza in realtà che per forza di cosa ti univa? Perché ti poneva di fronte alla morte, dovevi per forza sopravvivere. Avete
qualche vista morte. Eh? Io ti giuro, io prima parliamo di quello che abbiamo fatto. Noi abbiamo disdetto la Grecia che avevamo già prenotato. Se ci pigliamo il Covid in Grecia, rimaniamo 14 giorni lì. È un casino. Poi cosa abbiamo pensato? Niente. Una riunione, pensando, facciamo un giro dell'Europa in macchina. E l'abbiamo tutto programmato. Abbiamo programmato i primi 4 giorni. Sì, esatto. No, che c'era un problema. Avendo programmato 4 giorni, ci facevamo 10 città europee fighissime. Sì, ma e non però le vedi, cioè ci passi e basta. Eh no, se noi passavamo, stavamo un po' lì, poi andavamo. Oh, tocca a te, cowboy. Tira fuori. Cose come Nelson alla fine. Identico. Ma tornerai rilassato, con più voglia di vacanza. Spero di sì. Spero di sboccare per le vacanze. Ok, cioè che non ne ho proprio più mezza di andare in vacanza. Quello. Vi ricordate che era questo addirittura figo tornare a scuola? Punto. Io non l'ho mai caro. Ah, ma tu pensi di andare solo in Grecia? Io vorrei passare 0 giorni a Bologna. Ma vorrei stare una settimana. Ma ci sta tutto il tempo. E dove vai? La prova che voglio fare è fare un sacco di vlog. Come... Ma quello è lavoro. Posso dire che non sono divertente. Ma ragazzi, ti danno anche l'occasione di dire boom, andiamo, facciamo, vediamo magari. Sì, è un tiranno. Ma non sono un tiranno. Io ci sono per fare tutto quello che vuoi, a prescindere dai vlog. Non sono, andiamo a morire sui monti e camminare come dei pazzi. Adesso un po' più di fiato rispetto all'anno scorso, però ci sono per il resto. Non so cos'è successo, ma ero a Milano per lavoro, mi arriva una telefonata da Cesare, rispondo, era la Sofia, che mi dice: Nelson, non ti arrabbiare, ti va bene andare 9 giorni a camminare in montagna all'improvviso? Botto. E Nelson si è offeso perché ha detto: ma perché mi dovete far chiamare? Ma da io, me? No, io non perché mi devi prendere per il c***o quando il giorno prima ti ho detto va bene. Solo perché lei era più diplomatica. Ma... 2 giorni prima di partire abbiamo detto, mia sorella mi fa: ma perché non invece ipotizzate di andarvi a fare l'alta via dei giganti, per esempio, ma sparandola a caso? Sì? Me l'hai detto, io ho detto: se non lo facciamo ora, sti 26-27 anni che abbiamo, non lo faremo mai più. Se vogliamo iniziare a fare robe del genere, almeno a questa età cominciamo a fare delle esperienze. Abbiamo capito di no. Siamo andati da lei 2 giorni prima e ci ha fatto tutto l'itinerario. Poi una volta che aveva finito di farci l'itinerario fa: ma posso venire anch'io con il suo ragazzo? E alla fine è venuta anche lei, per fortuna. Quello è stato fondamentale. Non avremmo azzeccato un sentiero. No, ma più che altro ci saremmo proprio abbattuti, saremmo tornati più. Sì, la Valle d'Aosta è fighissima. È fighissima. Nessuno la conosce. Perché almeno il pezzo di giro che abbiamo fatto noi è tutto montagna, ma abbastanza bassa. Quindi è verde, ai boschi e vallati. A che altezza eravate? 2000. Eravamo da 1006 a 2006. Okay, era sempre 1000 metri di dislivello. Sì, sali scendi, sali scendi. Basta andare sull'Appennino. Però no, la cosa bella della Valle d'Aosta è che sono tutti gentilissimi. Tutti super disponibili. L'unica pecca della Valle d'Aosta messa a confronto con il Trentino. Mangiano solo salumi. Che non sì. Senza scherzare, in 8 giorni avranno preso, e ho preso qualcosa, 20 taglieri. Io ho mangiato solo polenta concia. Polenta con dentro il formaggio fuso. Noi abbiamo fatto da Champollu. C'è stato, guarda, un episodio che, cioè, guarda, no, non la raccontiamo. Beh, ma ti annoia il nostro una viaggio. Ti dico quello che è successo, che non è proprio una multa. Torniamo giù, andiamo da un taxi che ci ha portato giù. Non c'è più la mia macchina. Guardo di lato e vedo in mezzo alla strada una macchina uguale alla mia. Dico, non è la mia perché è impossibile, sia lì. Guardo, era sporca, era la mia. Guardo dentro, tutta era la mia macchina. Postata a lato di una carreggiata, metà dentro una strada e metà fuori dalla carreggiata, ma con una catena da bicicletta alla ruota. Da quella sottile, base, da bici. Attaccata alla ruota. Non c'è niente, io dico, boh. Come perché essere lì in mezzo più che altro? Io lì all'inizio pensavo me l'avessero rubata. Poi col fatto che era spostata, ho pensato anche ad attrezzi. Sono andato a chiedere e mi hanno detto che effettivamente c'era il mercato, quindi avevano rimosso le macchine. Solo che invece di rimuoverla, me l'hanno messa in mezzo alla strada con una catena alla ruota. E io ho chiamato la polizia e mi hanno detto: ah, chiama sto numero di sto tizio di sta officina che viene a sganciartela e ti dà lui la multa, perché le fa sto tizio a caso. Lo chiamo, era l'una, e mi fa: arrivo alle 2. Noi siamo qui adesso con la macchina incatenata, arrivi tra un'ora. E in realtà è arrivato dopo 40 secondi. Sì, 40 secondi. Okay. Mi dà la multa. 120 euro di multa. Solo carrattrezzi, che aveva spostato l'auto da lì a qui, in mezzo alla strada. Ci scagliamo contro il comune di Champollu. Dai, vabbè, adesso, poverini, cioè nel senso... Io lo dico tranquillamente, io avrei tagliato la catena e non vi avrei pagato nessuna multa. Mi è venuto in mente anche a me questa non cosa. Non c'era l'avviso, quindi uno arriva giù, vede una catena e dice: ma che la taglia va. Purtroppo e per fortuna Nelson è troppo corretto. A parte questo, è stata una vacanza veramente figa e non c'era tempo per lamentarsi. A un certo punto ho pensato di sassarmi giù dalla montagna così mi veniva a prendere l'elicottero. Sì, perché era proprio la frustrazione del salire e scendere, salire e scendere. Io rimanevo sempre indietro. Li vedevo finire e io ero a metà. Io e Nelson avevamo capito a metà vacanza che per chiamare l'elicottero e farsi venire a prendere erano 8.000 euro. 8.000 euro. Che cavolo di... Sì, pensavamo di smezzarceli. Ma figa, no, è che ci ha unito un sacco perché dovevamo andare avanti insieme, quindi comunque sì,
riuscivamo a darci forza a vicenda. Io però l'ultimo giorno, ammetto, sono rimasto un po' indietro con Nelson perché non ci siamo persi a un certo punto e mi avevano promesso solo discesa, invece abbiamo fatto la coppa di salita e ero dietro con lui e mi veniva proprio da piangere. E ci dicevano oggi è solo discesa e poi c'erano i muri verticali di un chilometro, dicevi. Io proprio volevo a un certo punto, come i bambini di 5 anni, sedermi lì e cominciare a piangere finché la mamma c'era non ragazzo che, il ragazzo di sua sorella che ogni tanto girava l'angolo e diceva a questo non me lo ricordavo. Abbiamo dormito in rifugi. Abbiamo dormito in bivacco. In bivacco. È un rifugio non sporco. Gestito. Puoi arrivare e passare lì la notte. Tanta roba, però, potremmo raccontare. No, sono arrivato. Vlog, fagli guardare i vlog. Ah, vabbè. C'è un momento che non è stato immortalato dai vlog, che sono io che nell'ultimo rifugio vado in bagno con Cesare per provare a fare la cacca dopo 3 giorni che non stavo facendo la cacca, presente. Però sono andati. Il video? No. Sì, vabbè, ma quello è. Lo mettiamo. Va bene, mettiamolo, no, mettiamolo. Mi fa ridere perché sono andato in bagno prima di lui e ti giuro, c'avevo il tappo, ok? Ma sparavo dei suoni che erano dei petardi. Qui da fuori sentiva dei ciocchi, tipo così, delle mie scoregge. Ma che cazzo stai facendo? Esco e ho fatto niente e sono andato via. No, vabbè, in realtà poi dopo siamo ridiscesi perché, perché l'ultimo giorno eravamo stanchissimi e ci siamo concessi la suite in un albergo. Tutta all'ultimo momento con lo sconto e lì. Da Dio, la vasca, l'idromassaggio. Comunque adesso vi facciamo vedere un video di Tonno che cerca di defecare al bivacco in cui ci siamo fermati. Io cercavo un sassolino. Qui si copre. Domanda fondamentale. Sì. Vai. Vi siete finalmente visti il pisello a vicenda? No! No! Non ce lo siamo visti! Io non mi sono cambiato le mutande per 4 giorni. Apposta per non far vedere il pene! Ma lui a un certo punto gli si è rotto il telefono, è stato un giorno col telefono rotto. Lì è stato assurdo. E poi si è accorto che aveva solo la luminosità al minimo. Ah, sento il touch che va sullo schermo e quindi lui cercava anche di spegnere il cellulare. Anche la torcia avevo beccato. E non diceva niente, era ero a un certo punto poi avevo perso tutte le forze e poi arrivo su dove dovevamo arrivare, ero completamente distrutto, così non sapevo più che cosa fare. Allora tipo un po' depresso mi sono messo il pile sopra alla testa, così tipo che mi facesse ombra, e provavo a fare qualcosa col cellulare. E lì ho visto che era completamente buio, che c'era la luminosità al minimo, e lì ho capito che non era rotto il cellulare. E io in quel momento lì ho ucciso il re dei ragni. È vero che hai ucciso il re dei ragni. Ma ci sono un sacco di cose da raccontare. No, a me interessano. Ve le raccontiamo in privato. In live. In live, secondo live, me live, possiamo raccontare un botto di roba. Approfondimento vacanze in live. Facciamo. Bello. Sono dimagrito. Bravo. E andiere come? Sono stato sdraiato e ho cercato di perdere i muscoli. No, non è positivo. Il vero dimagrimento è successo. Space Valley. Esatto. Beh, sto cercando di mangiare meglio. Un applauso per questo. Un applauso. Bella bravo. Iniziativa. 9 kg. Che promuoviamo assolutamente. Bravo Nick. Grazie. Tornerai più magro, più grosso. Più ingrassato perché voglio questo mangiare. Un po' ingrassato. Basta, che cazzo ne so, improvviserò un botto. E peli biondi. Sono molto curioso del Cesi di settembre. Sarò mega pimpante. Sarò mega. Di come sono adesso? Sì. Sarò mega pimpante. Sarà un bel contrasto. Fare... Cesarino. In che senso peli biondi? Peli biondi. Ah, perché quando mi abbronzo mi vengono biondi. Da piccolo. No, io mi sono fatto un giorno di sole perché dopo essere tornato dalla montagna sono andato in Toscana. No, bagni Toscana di Lucca è molto bello. No, niente bagni di Lucca. Sono andato in Val d'Orcia e sotto, belli. Sei ingrassato? Uguale. Sempre uguale, sì. Yeah. No, tu sei partito che eri un palo in culo. È proprio no, eri proprio il nemico ufficiale, eri ma tipo Sauron. Perché? Dito che eri mega scazzato. Ma per forza non avevo le scarpe da camminare. Ma siamo partiti, carichiamo tutta la macchina, arriviamo in montagna, scarichiamo la macchina, stiamo pronti a partire, non ha le scarpe da montagna. Non ha le scarpe da montagna. Inizia ad accusarmi di averle lasciate nel parcheggio di Decathlon. Davanti a casa sua. Ha cominciato ad accusarlo e tutti giustamente hanno detto sì, forse è colpa di Nelson. Tutto no. Se fosse per lui farebbe la tua. Tu sei. No, allora secondo, io faccio delle previsioni molto realistiche, non botto. Prima previsione, non riuscirò a leggere e fare la merda quanto vorrei. Cioè, più di adesso. Però andando in Grecia, secondo me, mi rilasserò, mangerò molto bene, quindi sarò contento di questa. Questa cosa compenserà il fatto di non poter leggere fumetti. Sicuramente tornerò nemico di uno di voi due. Con più probabilità. Perché è proprio Nelson. Stavo per dire con più probabilità Cesare, perché sicuramente in qualche maniera ogni vacanza c'è sempre qualcosa che fa. Andiamo in hotel. Beh, la cosa che ho cercato io è stato un hotel dove ti spazzano il culo, ti danno da mangiare, non fai un cazzo, una roba di merda, vacanza da settantenne. Ma c'è anche la previsione che mi lasciano a casa. Secondo me faremo un sacco ridere. Previsione
litigi. Quante volte ti minaccerò di lasciarti giù dalla macchina? Dico, secondo me, e io e te andremo molto d'accordo. Ma buttalo fuori dalla macchina e basta. Ma perché? Ma una volta perché? Fallo. Ma se vado in Grecia, voglio mangiare bene, voglio star bene. Abbiamo tutto registrato. E poi altre previsioni non ne ho. Però tornerò felice, non rilassatissimo. E voglio prendere un garage. Tornerò con meno impegno nel lavoro. Molta più. E adesso? Sì. Ma con molta più. Tonaggine positiva. Adesso, positiva, mi piace. Sì. Ingrassato non sei ingrassato? No, non sono uguale. Uguale. Sempre uguale. Rilassato, sei rilassato? Un botto, non pensavo perché non ho fatto esattamente quello che volevo. Cioè, il tempo ai fumetti. No, non ho letto i fumetti. Ma non li compri. Non è... Quindi magari è mancato un po' quello, ma sono veramente soddisfatto. Ho un botto voglia di lavorare, si sarà visto. Veramente? Sì, certo. Bene. Mega contento. Bene. Strabello. Ottimo. Il cibo, ecco, il cibo... Non è un'estate dove abbiamo mangiato. Non ho mangiato proprio al top. A parte che non abbiamo detto, abbiamo fatto una scappata in Umbria. Bella, li sì. Abbiamo mangiato bene. I tortelloni al piccione più buoni che abbia mai mangiato. Piccione. Al piccione, piccione. E abbiamo incrociato delle figure mistiche in Umbria. Abbiamo incrociato Crew la e matriarca. La matriarca. Ok. Ah, la gente a casa. Vabbè, ma chi se ne frega. Guarda come si annoia, Frank. Sono state alle cascate delle Marmore. Ah, lì, abbiamo fatto rafting. Ma abbiamo fatto rafting. Non siamo mai caduti. Ma non è vero. Te lo giuro. Ah, ho anche un'altra previsione. Quando tornerò, tutte le formiche nell'altro studio saranno morte. A queste invece sarà. A queste prolificheranno. Perché siamo invasi dalle formiche in questo studio. Siamo un po' sfortunati, un po' colpevoli nel lasciare le mele e margini. Sì. Però è stata un'ottima trappola quella. E l'acquario sarà bellissimo, vero? L'acquario lo taglio prima di andare via. Se ti capita in vacanze trovi degli assistenti, portali. Perché... Come stanno le formiche dopo un mese e mezzo di vacanza? Aspetta, aspetta, se è troppo un tasto dolente no. Parlare dei pesci. No, no, voglio parlare delle formiche. Ah, okay. I pesci vanno bene, come perfetto. Potete vedere alle mie spalle, magari si nascondono tra la radura, ma... Sono molto nascosti. Bravo che hai pulito l'acquario. Le formiche, in maniera molto democratica, hanno deciso attraverso una votazione, un referendum di, sì esatto, di estinguersi. Mi avevi detto che se ne erano andate. Via. Le cose dentro tutte rinsecchite non erano le no, quelli sono i semini che sono rimasti lì pronti. Lasciamo salutare ai noi del futuro che sicuramente avranno più cose da dire. Io spero tantissimo ci sia un morto e di essere io che adesso l'ho detto. Uno che si lancia dagli scogli e ci rimane con la cocuzza spaccata. Ma esatto, se succede davvero però. Ah, saremo anche tutti vaccinati. Ah, è vero. Buona estate ragazzi. Grazie, grazie. Speriamo che la vostra estate sia stata degna delle vostre aspettative. Fateci sapere cosa vi ha sorpreso di più e cosa vi ha deluso di più della vostra estate qui sotto nei commenti. E bentornati a tutti. Chiaramente a 30.000 like Nick torna sul ceppo. Assolutamente. È minimo, vero. Perché è adesso vero. Vabbè, Nick, non ti abituare. Sarebbe fighissimo. Così vediamo quanto le persone sono sadiche. Vediamo se ti vogliono lì sopra. Sto bene qua. Arriverenze. Arriverenze. Mandi. Scusa. Mandi. Chi è? Cos'è Mandi? Cosa mandi? È il saluto frullato.